Buongiorno a tutti, siamo oggi venuti in visita a un'azienda storica pesarese, Bulgherini Assessori. Qui ci vedete ritratti con un bellissimo furgone rosso di questa azienda che dal 1971 produce ascensori, montacarichi, li esporta in tutta Italia, al punto tale che, come proprio capita spesso, di vedere questa bellissima targhetta Bulgherini Ascensori un po' sparsa nelle città della nostra nazione. Siamo negli uffici dell'azienda Bulgherini, una storica azienda pesarese che si occupa di ascensori, di montacarichi, di scale mobili, abbiamo visto. Siamo in ufficio con Barbara e Simone Bulgherini, che sono i fratelli che si occupano della gestione di questa storica azienda. Barbara, storica azienda, l'ho già detto tre volte, se ti sarai accorta, perché è dal 1971 che esiste questa realtà pesarese così importante e così conosciuta al di là della nostra città. Sì, infatti è il 1971 quando nostro padre ha fondato l'azienda e grazie a un impegno costante, a un duro lavoro, è riuscito a costruire un'azienda basata su onore, disponibilità, professionalità e qualità. Poi successivamente negli anni, diciamo, 90, siamo entrati io e mio fratello, che abbiamo portato un'area di novità, un'innovazione all'azienda. E cerchiamo sempre di impegnarci per migliorare e speriamo comunque di mantenere questo anche nei prossimi 50 anni, magari con il teletrasporto, non lo so, vediamo, comunque speriamo. Ma com'è venuta a vostro padre l'idea di creare? Cioè, proprio, sapete, non è proprio spontaneo dire mi occupo di ascensori. È vero che c'era un boom forse edilizio nel quale c'era bisogno, sì, di questo strumento per poter vivere meglio, abitare le nostre case. Come è venuto in mente proprio questo campo? Lui, diciamo che è venuto qui proprio a Pesaro, perché mio padre è di Milano, quindi è venuto qui a Pesaro proprio nel boom edilizio, dettato proprio dalla passione per il campo ascensoristico, perché proprio da ragazzino ha iniziato a 14 anni a lavorare nel campo ascensoristico e ha fondato l'azienda, quindi poi è nato dal piccolo laboratorio artigianale, proprio diciamo il garage quasi di casa, e fino a realizzare, a costruire una struttura insomma solida. E appunto siamo partiti all'inizio con l'installazione di piccoli impianti in piccoli condomini, in case private, fino ad arrivare agli anni 70, 80 e 90 con la realizzazione di impianti in veri e propri complessi residenziali, industriali, che ci hanno portato ad ampliare l'azienda, ad ampliare. E questo anche per mio padre è stato un grande successo, è stato. Poi gli anni 2000, anche quando siamo subentrati io e mio fratello, c'è stato un vero e proprio sviluppo con gli impianti sempre più all'avanguardia, di nuova generazione, e quindi poi soprattutto sono subentrati nuovi prodotti, e poi anche nella manutenzione, fortissimi nella manutenzione, e quindi ci siamo evoluti molto, Sì, infatti quello è un aspetto molto importante sul quale torneremo. È un'azienda di, si può dire, organizzazione estrazione familiare, perché comunque siete partiti, no, da vostro padre che ha creato il tutto, voi la portate avanti, tant'è vero che la gestite oggi voi, si può dire, no, da un punto di vista così dirigenziale. Però sono tante le persone che lavorano a Bulgherini, sono tante le persone che hanno questo, secondo me, questa possibilità di accedere, di lavorare in un'azienda in cui la cosa più importante è la carta dei valori. E ci tengo a farla vedere proprio al nostro cameraman, perché è importante questa carta dei valori, in quanto le parole che contiene, responsabilità civile, morale, sicurezza, funzionalità, qualità, fanno capire qual è il vostro spirito. Sì, esatto. Infatti il nostro spirito è proprio quello di affiancare i clienti sia durante la vendita che nella post vendita, creando per loro un prodotto unico, ci teniamo molto alla loro soddisfazione e per noi questo è importante, è fondamentale, il feedback che abbiamo dai clienti che ci danno fiducia, insomma sono
è veramente molto importante per noi. Certo, poi la soddisfazione secondo me raddoppia, perché voi sapete che molto spesso si dice sempre che i primi clienti dell'azienda sono chi ci lavora dentro, le persone che ci lavorano dentro, e credo di, da quello che già abbiamo avuto modo di vedere, che qui ci sia veramente tutto per poter dire in questa azienda si lavora bene, in una situazione così difficile come quella che stiamo vivendo, perché anche Bulgherini sta vivendo, come tutte le aziende pesarese italiane, questa emergenza Covid. Esatto, assolutamente. Cerchiamo di fare il possibile, di impegnarci e di migliorare sempre di più anche sotto questo aspetto. Ci siamo attrezzati in tutto e per tutto per far fronte a questa emergenza, e anche i nostri dipendenti soprattutto sono stati forniti di tutte le dotazioni. Volevo fare anche un puntualizzare che abbiamo, la nostra azienda ha un organico, diciamo, molto semplice ma molto efficace. I nostri dipendenti sono tutti qualificati e dobbiamo ringraziare loro soprattutto dell'ottimo lavoro che fanno ogni giorno e si impegnano proprio per affiancarci e per migliorare l'azienda. Infatti sappiamo tutti che quando si va a lavorare ci si sveglia la mattina comunque sereni nell'andare a lavorare, cambia tutto e cambia proprio anche il prodotto finale. Sì, assolutamente, cambia tutto perché i nostri dipendenti sono dettati anche dalla passione. Noi cerchiamo di trasmettere loro passione nel lavoro e quindi e anche questo è fondamentale, importante che si venga a lavorare sapendo che dietro c'è comunque un'azienda che ti trasmette passione, che cerca di fare il possibile per farti sentire all'interno della famiglia, e quindi e questo è bellissimo, molto bello. Barbara, quindi è vero che c'è questa emergenza dovuta al problema del coronavirus, ma è altrettanto vero che in conseguenza della pandemia, di tutte le misure anche per sostenere l'economia, in questo momento ci sono degli importanti bonus, degli importanti proprio facilitazioni a livello fiscale che potrebbero rendere più semplice l'installazione di un ascensore e quindi abbattere anche l'aspetto economico. Sì, infatti l'installazione di un nuovo impianto ascensore rientra appunto nella detrazione fiscale del 50%. Pertanto chiunque voglia installare un impianto ascensore può inserirlo nella pratica della detrazione fiscale 50%. Anche le ristrutturazioni degli impianti ascensori vecchi, chi ha un impianto ascensore vecchio, un condominio che voglia ristrutturarlo, rientra in detrazione fiscale 50%. Inoltre, per tutte quelle persone affette da menomazioni o problematiche motorie permanenti possono richiedere un contributo a fondo perduto, la cui domanda è da effettuare presso il comune di appartenenza. Poi bisogna sottolineare che gli impianti ascensori hanno l'IVA al 10%, per l'abbattimento delle barriere architettoniche rientrano al 4%. Benissimo, adesso ci spostiamo in un altro punto dell'azienda, andremo a vedere, a toccare con mano di cosa tratta Bulgherini, quindi saremo davanti a un bellissimo ascensore in una certa situazione, anche perché proprio vogliamo vedere con Simone, insieme a lui, alcuni aspetti tecnici e anche alcune curiosità su cosa vuol dire fare ascensori oggi. Siamo spostati, come abbiamo detto, in un altro punto dell'azienda. Siamo adesso sempre con Barbara e Simone. E a Simone vogliamo chiedere molto rapidamente, così, quali sono quindi i prodotti e servizi che Bulgherini propone? Sì, certo, ascensori, montacarichi, è riduttivo dirlo, credo, rispetto a tutto quello che fate. Certo, semplicemente noi progettiamo, costruiamo e commercializziamo ogni tipo di elevatore, partendo dalla più semplice poltroncina per le scale, passando per gli elevatori per le case private, condomini, andando agli ascensori più grandi fino ad arrivare ai supermercati, scale mobili e grandi centri. I nostri prodotti sono tutti sviluppati all'interno dell'azienda. E voglio puntualizzare un nostro prodotto che è particolare, che ci tengo particolarmente,
che è la nostra punta di diamante, che è l'elevatore per le case private e i condomini, dove noi lo progettiamo da zero. Abbiamo il nostro certificato, pertanto siamo costruttori di questo prodotto. Utilizziamo tutti i materiali italiani. Voglio puntualizzarlo perché nelle Marche siamo quasi gli unici che producono questo tipo di impianto. Le altre aziende lo commercializzano e basta. Ma voi non siete mai stati chiamati, per esempio, dal Comune di Roma per le scale mobili della metropolitana? Certo che probabilmente ce ne sarebbe stato bisogno. Cosa dici? Voi fate anche scale mobili. Certo, noi realizziamo anche grandi centri commerciali, di cui grandi ascensori e scale mobili. Ne abbiamo realizzate parecchie qua in giro e le realizziamo in tutta l'Italia, perché la scala mobile è un prodotto particolare e non lo facciamo solo localmente, perciò noi interveniamo anche in tutta l'Italia e anche all'estero facciamo prodotti. Sì, infatti la cosa curiosa, capita spesso di essere magari fuori da Pesaro in giro e vedere questa scritta magnifica Bulgherini Ascensori, che ci fa tornare a casa, quindi ci dà veramente un piacere enorme di vedere una nostra azienda citata in un'altra città. Simone, ma non è così difficile poi in realtà, no? Mettere, impiantare un ascensore nuovo in una casa. Oggi si vedono spesso queste case con questi ascensori esterni e magari uno crede, oddio, quanto è difficile farlo, non mi ci metto nemmeno. Ma forse non è così difficile. Assolutamente, abbiamo una struttura proprio adatta a realizzare offerte senza nessun tipo di impegno. Pertanto a qualsiasi cliente, a chiunque gli venga in mente di realizzare un ascensore nella propria casa, noi interveniamo senza nessun costo e troviamo sicuramente il punto, il sistema per installarlo senza questi grandi costi che sembra. Mi dicevi prima che dal 2000 è molto cambiata la questione sicurezza. Noi siamo abituati ai film degli anni 70, film catastrofici, oppure film italiani dove chi restava bloccato in ascensore ne succedeva di tutti i colori. L'Inferno di Cristallo, il famoso film con Alberto Sordi e Stefania Sandrelli che restano bloccati in ascensore, succede di tutto. Simone, invece dal 2000 questo non avviene più, perché ogni ascensore deve essere dotato obbligatoriamente di un telefono, giusto? Assolutamente sì, dal 2000 tutti gli ascensori, mini ascensori, elevatori, qualsiasi voglia che siano elevatori per persone, hanno l'obbligo di avere all'interno della cabina un combinatore bidirezionale, una sorta di telefono con un pulsante che tu premi e ti colleghi direttamente alla nostra azienda, risponde un operatore vero, 24 ore su 24. 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutto l'anno e interveniamo urgentemente nel giro di pochissimi minuti. Poi dopo, quando tu finisci la tua giornata lavorativa, se hai fatto tutto quello che devi fare in azienda, ho visto che mi sa che ti diverti anche a sparare, giusto? Sì. Ho visto che ti diverti a sparare, ho visto che sei un campione di tiro alla fossa, ma è questa passione da dove ti viene? Ma è una passione che ho da piccolo, nel senso che mi piacciono le armi, mi è sempre piaciuto questo tiro, ho sempre seguito il tiro, ma ho fatto il tiro anche con la pistola, con la carabina. Poi con amici sono entrato nel tiro a volo, alla fossa e probabilmente sono portato, non lo so, ma sono riuscito ad arrivare ad alti livelli. In questo momento sono a livello della nazionale. Fantastico, quindi vedete come veramente le passioni poi si sommano, perché c'è una passione per un'azienda, c'è una passione per una tradizione familiare portata avanti negli anni, c'è anche un'altra grande passione che ha portato Simone a essere veramente un campione nazionale. Quindi Bulgherini Ascensori di Pesaro vuol dire tutto questo. Quindi chi volesse saperne di più sull'attività di Bulgherini Ascensori, chi volesse apportare una miglioria tecnica al proprio appartamento, può visitare il sito, c'è una bella pagina Facebook ricca anche quella di tanti contributi, ci sono tante recensioni positive sulla vostra attività. Poi Barbara, ci sono anche proprio modi diretti per contattarvi, entrare proprio direttamente con voi. Sì. Per qualsiasi richiesta di sopralluogo preventivo gratuito e chiamandoci semplicemente allo 0721 28 31 53, che questo è anche un numero verde che rispondiamo 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, quindi siamo a vostra completa disposizione e siamo a completa disposizione dei clienti.